Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenute, benvenuti a tutte e tutti. Mi fa davvero piacere darvi il benvenuto in questo bellissimo salone Margherita. Come vedete è uno splendido esempio di stile Liberty che nasce come caffè chantante, che vedremo anche nel nostro video di presentazione della BF tra poco. Il Salone Margherita ha ospitato, tra le tantissime cose, anche il teatro di sorpresa futurista di Marinetti. Giacomo Balla aveva già dipinto il pubblico del locale in un suo quadro. Voglio riportare le annotazioni di alcuni cronisti dell'epoca che raccontano che la serata futurista fu memorabile. La rappresentazione non è stata che un seguito clamoroso di incidenti. Vivaci discussioni e diverbi sono avvenuti durante lo spettacolo. È nato un alterco fra i partigiani del futurismo e i passatisti. Il baccano è stato enorme. Non è mancato naturalmente il lancio di pomodori, patate ed altre ortaglie. La recita può dunque considerarsi riuscita, dato che le sorprese non sono mancate. Ecco, certamente non è quello che vogliamo fare oggi con questa presentazione, anche se speriamo di avere qualche novità da raccontarvi e di avere uno sguardo al futuro. Siamo qui per presentare la relazione annuale sull'attività dell'arbitro bancario e finanziario, in particolare i risultati del 2021, ma anche un po' per ragionare insieme, leggendo i suoi risultati, sull'arbitro del futuro. Come sapete, l'arbitro opera con 7 collegi che sono supportati attivamente dalle segreterie tecniche della Banca d'Italia nelle 7 sedi. Come vedrete nella relazione, anche nel 2021 le risposte che sono state date dall'arbitro ai clienti e ai cittadini sono state tante, oltre 27.000 quest'anno, oltre 27.000 decisioni, sono stati restituiti ai cittadini oltre 20 milioni di euro, con tempi di decisione e comunicazione ai cittadini molto rapidi, siamo sotto i 140 giorni. Con la relazione diamo conto di queste attività, diamo un sacco di informazioni, credo davvero utili ai clienti, alle associazioni dei consumatori, ma anche agli stessi intermediari, per anticipare, per capire gli orientamenti della BF, capire quale sia il contenzioso e quali risposte vengono date dall'arbitro. Credo che sia davvero importante. Fatemi ricordare però che la BF si inserisce in un sistema di tutele, la maggiore efficacia di ciascuno di queste componenti del sistema contribuisce al funzionamento delle altre. In particolare, per esempio, le informazioni che traiamo dall'arbitro, dal contenzioso che affluisce all'arbitro, come quelle che vanno al mondo degli esposti, presenteremo la relazione settimana prossima, ci servono, è un patrimonio informativo che utilizziamo per lo svolgimento delle altre funzioni di tutela, di vigilanza, ma anche di educazione finanziaria. È un'attività che, forse come sapete, svolgiamo in un modo sempre più sinergico all'interno di un dipartimento che è stato creato da poco. Ma cerchiamo anche di guardare avanti, è quello che proveremo a fare oggi, a come possiamo tutelare meglio i diritti dei cittadini, dei clienti, dei consumatori, la loro fiducia negli intermediari, per favorire anche la conoscenza di questo strumento importante, che come sapete è veramente poco costoso, veloce, attivabile autonomamente. E lo faremo con diversi ospiti, con diversi interlocutori. Quest'anno abbiamo una guida speciale per il nostro evento, la giornalista Maria Latella, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. La ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e ci aiuterà nel confronto con ospiti autorevoli. Vedo qui Guido Romano, che è vice capo di gabinetto al Ministero della Giustizia, con cui abbiamo lavorato tanto per un'iniziativa congiunta con la Scuola Superiore della Magistratura. Abbiamo l'avvocato Antonio Tanza, che è presidente di ADUSBEF, ma per me è un po' un amico, un membro del comitato Edufin nella sua prima edizione. Abbiamo il presidente Lucchini, presidente del Collegio ABF di Torino, ma che è stato uno dei primi stakeholder del mondo dell'ABF. L'avvocato Leonardo D'Urso, che è un grande esperto della materia degli ADR in Italia ma anche all'estero, e poi Antonella Magliocco, che è capo del servizio che in Banca d'Italia segue l'ABF. Maria poi alla fine dialogherà con il nostro direttore generale Federico Signorini. Ma non voglio dire di più, adesso lascio il palco, in senso proprio tecnico, a Maria Latella. Grazie ancora a tutti e grazie a Maria. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Per me è veramente un gran piacere essere qui, perché sarà sicuramente l'occasione per sapere di più
di un'istituzione che ho condotto un breve sondaggio tra amici e parenti in questi giorni, deve essere ancora più conosciuta di quanto già non sia, e credo che l'evento di oggi potrà, speriamo, contribuire a far sì che venga conosciuto per come merita. Per cominciare vorrei chiedere alla regia di mandare il video di presentazione. Alice, non ci credo. Che succede, Rick? Sto guardando la mia lista di movimenti. Vedo che qualcuno deve aver fatto degli acquisti con la mia carta di credito dall'altra parte del pianeta. Un televisore in Indonesia. Quasi 600 euro di spesa. Ai 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 ai, hanno utilizzato i dati della tua carta. Bisogna stare attenti quando si fanno gli acquisti sul web. Hai fatto bene a controllare la lista movimenti. Chiamo subito un mio amico esperto di frodi informatiche e chiediamo cosa fare in questa situazione. Scusate se mi intrometto, ma non occorre chiamare un esperto. Per risolvere questa situazione, dopo aver presentato reclamo alla tua banca, puoi rivolgerti all'arbitro bancario finanziario. Nella relazione annuale presente sul sito dell'arbitro bancario finanziario puoi trovare tante informazioni utili. Grazie. L'arbitro bancario finanziario è un organismo indipendente e imparziale sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Si tratta di un sistema, alternativo alla giustizia civile, per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. L'ABF rappresenta un'opportunità di tutela semplice, rapida ed economica. È richiesto solo un contributo di 20 euro per la procedura, che vengono di norma restituiti se il ricorso è accolto in tutto o in parte. Il ricorso può essere presentato e gestito interamente online tramite un portale semplice e interattivo, in piena autonomia e senza l'aiuto di un rappresentante. In caso di difficoltà, è attivo un help desk. La relazione annuale, oltre a illustrare l'attività svolta dai collegi e l'andamento del sistema ABF, fornisce informazioni di carattere statistico sui ricorsi presentati, sugli esiti delle decisioni dei collegi e sugli intermediari interessati. Sono stati presentati 22.382 ricorsi, di cui un terzo in materia di strumenti di pagamento. Sono stati decisi 27.461 ricorsi, il 65% delle volte in senso favorevole ai clienti. Inoltre, sono stati restituiti alla clientela 20 milioni di euro, per un totale di 135 milioni dal 2015 ad oggi. Al netto delle sospensioni, il procedimento ha una durata media di 137 giorni, ben al di sotto del termine previsto dalla legge. La relazione contiene anche una rassegna che illustra gli orientamenti dell'ABF, il contenuto delle decisioni dei collegi e i principi di diritto applicati ai casi concreti. In questo modo, i clienti possono valutare preventivamente l'esito dell'eventuale ricorso sulla base degli orientamenti dell'arbitro e accrescere il loro livello di alfabetizzazione finanziaria. La funzione dell'ABF non si ferma all'esame del singolo ricorso. I ricorsi ABF rappresentano infatti un'utile fonte di informazione a disposizione della Banca d'Italia per lo svolgimento delle diverse funzioni di tutela della clientela. È uno dei canali di ascolto, come quello degli esposti e quello attivato attraverso gli incontri periodici con le associazioni dei consumatori. Ascoltando le loro esigenze e le istanze che possono emergere dai ricorsi ABF, gli strumenti di tutela sono sempre più vicini ai cittadini. Avete visto? È così semplice. È accessibile a tutti. Se anche tu hai avuto problemi con operazioni o servizi bancari e finanziari, informati leggendo la relazione annuale dell'arbitro bancario finanziario. Visita il sito www.arbitrobancariofinanziario.it e registrati sul portale ABF. Beh, penso che davvero più chiaro di così non potesse essere, e persino io devo dire che non sono particolarmente portata per le questioni che riguardano andare a vedere i siti online, eccetera, credo che riuscirei rapidamente a farcela. Ma sicuramente possiamo aggiungere altri elementi, e lo faremo questa mattina,
con gli ospiti che chiamo ora sul palco, a cominciare da Antonella Magliocco, capo servizio tutela individuale dei clienti della Banca d'Italia, qui vicino a me. Grazie. Emanuele Lucchini Guastalla, Università Bocconi di Milano, presidente del Collegio ABF di Torino. Guido Romano, è un magistrato e anche vice capo di gabinetto al Ministero della Giustizia. Il presidente ad USBEF, Antonio Tanza. E Leonardo D'Urso, cofondatore di ADR Center, che sta per Alternative Dispute Resolution, ed esperto di mediazione del Consiglio d'Europa. Benvenuti. Bene, benvenuti tutti, ed è a voi che chiediamo ulteriori informazioni per capire meglio, fare un po' un bilancio di questa istituzione. E quindi parliamo dell'arbitro bancario finanziario, che, come ci ha illustrato questo video fatto davvero molto bene, si occupa di risolvere in maniera stragiudiziale le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. Però l'arbitro bancario finanziario non è l'unico organismo, e c'è anche l'Alternative Dispute Resolution, che è attiva nel settore. E questa convivenza come viene gestita? Quelli che sono i passi fondamentali dell'arbitro. L'arbitro sappiamo che nasce nel 2009 e diventa operante nel 2010 e non è solo nel panorama degli ADR di cui parlava appunto la dottoressa Latella, in quanto si fa spazio in un terreno che è dove sono presenti anche gli organismi di mediazione e la conciliazione. Ricordiamo per tutti il conciliatore bancario e finanziario istituito presso l'ABI. L'ambito dell'arbitro bancario e finanziario è limitato, l'abbiamo visto nel video, alle operazioni bancarie e finanziarie e ai servizi e agli strumenti di pagamento, quindi è emersa subito la necessità di avere un corrispondente organismo per i servizi di investimento. Nel 2017 nasce l'arbitro per le controversie finanziarie, cosiddetto ACF, presso la Consob, e inizia subito un proficuo scambio con l'arbitro bancario finanziario, cioè un rapporto costante, fino ad arrivare nel 2020, a marzo 2020, al protocollo d'intesa con la Consob, istituito per evitare vuoti di tutela, per cercare promuovere iniziative congiunte di conoscenza degli arbitri e degli ADR e soprattutto per nelle rispettive competenze per cercare quanto più possibile di evitare appunto che i consumatori abbiano difficoltà a chi rivolgersi come arbitri. Poi c'è il settore assicurativo. Noi ovviamente stiamo seguendo da vicino la creazione anche dell'arbitro assicurativo con i colleghi dell'IVAS, che noi consideriamo, come ben sapete, i nostri cugini, e sono già iniziati molti punti di scambio con i colleghi dell'IVAS, momenti attraverso working experience, iniziative formative, e ovviamente ora conviviamo nello stesso palazzo, quindi le sinergie saranno ancora di più, saranno proprio fisiche. Questo è il versante nazionale, poi c'è un versante internazionale di convivenza con tutti gli ADR in Europa. Noi partecipiamo alla rete FinNet, nella quale sono presenti 60
oltre 60 ADR europei e naturalmente il confronto è continuo con i nostri, diciamo, corrispondenti europei con i quali scambiamo best practices. In questo panorama devo dire con un pizzico di orgoglio che la BF si presenta veramente come una best practice a livello europeo, seconda in termini di dimensioni di volumi soltanto all'FOS, cioè al Financial Ombudsman Service inglese. Naturalmente contiamo ancora di più continuare questo rapporto sul versante internazionale, lavoreremo per questo, perché possano svilupparsi ulteriori contatti anche in relazione ai nuovi prodotti e ai nuovi operatori che si stanno affacciando sul mercato e che richiedono ovviamente un miglioramento nella tutela effettiva dei consumatori, e su questo naturalmente stiamo ancora lavorando, avremo occasione di parlarne anche in questo consesso. Grazie. Sì, tra l'altro mi sono informata e per esempio in Francia esiste un arbitro che ha le stesse più o meno caratteristiche, no? del nostro italiano. E anche lì però non è proprio tanto conosciuto, è abbastanza ma non proprio tanto conosciuto. Professor Lucchini, noi nel video che ho già citato perché mi sembra proprio molto efficace, abbiamo visto che accedere al sito è piuttosto facile e non c'è bisogno di rivolgersi a un professionista che lo faccia per noi. Quali sono le caratteristiche dell'arbitro? Come funziona questo collegio? Buongiorno a tutti e grazie per la domanda. Allora, come si vedeva dal video di poco fa, veramente anche lì chiarissimo e molto efficace, rivolgersi all'arbitro è semplice. Si entra nel sito, si può compilare la domanda online. Per chi magari, come dire, non avvezzo alle procedure informatiche, ci sono comunque modalità che consentono di essere guidati nella presentazione della domanda e quindi, insomma, di essere aiutati in caso di difficoltà. Il costo è assolutamente accessibile, si diceva 20 euro, 20 euro è poco più di una pizza al ristorante, è un costo veramente accessibile a chiunque. Non solo, come si diceva poco fa, qualora il ricorrente, cioè l'utente che si rivolge all'arbitro, ottenga in tutto in parte ragione, questi 20 euro gli vengono restituiti dall'intermediario che sia stato in tutto in parte, diciamo così, condannato in favore del ricorrente. Quindi se uno ha effettivamente ragione, il costo è zero, quindi veramente molto molto poco. Altro punto di forza, a mio avviso estremamente importante, non è necessaria l'assistenza di un legale. E questo è, a mio avviso, insieme al costo veramente modesto per poter accedere al sistema, un altro dei punti di forza dell'arbitro. Non a caso, la prima Antonella Magliocco, ce lo stanno un po' studiando, perché dicono: come siete riusciti a creare un sistema così efficiente? Io lo dico anche, devo dire, con una punta di orgoglio, perché l'arbitro ha fatto un tempo, essendo anche un po' sempre più conosciuto, un successo crescente. E devo dire che secondo me chi ha inventato, chi ha posto in essere l'arbitro, a mio avviso non si immaginava che avrebbe avuto il successo che ha avuto. E quindi, come dire, è stata veramente una bellissima sorpresa. Venire senza assistenza legale significa non spendere del denaro per un avvocato, che per quanto poco un avvocato chiede del denaro, nessuno fa beneficenza, o se la fa la fa in alcuni ambiti, ma non sempre a favore. È una procedura con tempi di risposta brevissimi, abbiamo visto attorno ai 130-140 giorni, cosa impensabile in un giudizio ordinario, che ben che vada per un paio d'anni. Ha, per avere questi vantaggi, qualche limite inevitabile. Cioè, primo è che è una procedura solo documentale, quindi questo è importante che lo sappia l'utente, è una cosa che bisogna sottolineare. Perché? Perché l'arbitro non assume testimonianze, non sente le parti, non può disporre consulenze tecniche, decide sulla base dei documenti. E quindi è estremamente importante che l'utente che si rivolge all'arbitro produca tutti i documenti che ritiene necessari per risolvere la controversia.
un in più non guasta, un in meno potrebbe possiamo non essere. Possiamo fare un esempio, nel caso proprio riferendoci al video, se uno viene a scoprire che gli hanno comprato un televisore in Indonesia, che documenti deve avere? Beh, innanzitutto io proporrei un estratto conto, il reclamo. Molto spesso l'utente si dimentica di allegare il reclamo, poi si può chiedere la regolarizzazione, ma questo comporta perdite di tempo. Il reclamo, lo ricordo per chi magari non è avvezzo a questa procedura, è una condizione di ammissibilità, nel senso che prima di rivolgersi all'arbitro l'utente deve proporre un reclamo alla banca, vedere se la banca risponde positivamente e la cosa si chiude lì. Se la banca non risponde o risponde negativamente, a questo punto può rivolgersi all'arbitro e poi produrre tutta la documentazione che può essere utile per ricostruire la vicenda. Devo dire che dal video che abbiamo visto non è chiarissimo come sia avvenuta chiamiamola così, la non si poteva raccontare la storia. No, certo. Ma l'esempio come dire, rende anche facile spiegare quali documenti bisogna proporre. Non solo, l'arbitro bancario giudiziario, ricordiamoci che è un'alternativa alla mediazione obbligatoria. In questa materia è condizione di procedibilità per ricorrere poi al giudice ordinario. Quindi è un'alternativa efficace, vuoi per i tempi, vuoi per i costi, perché la mediazione, io sfido chiunque, con 20 euro a riuscire a fare una mediazione obbligatoria, perché i costi sono diversi e ci vuole l'assistenza legale. Quindi qual è, a mio avviso, il punto di arrivo, il punto di forza dell'arbitro bancario finanziario? Che noi trattiamo controversie anche di decine di migliaia di euro, ma tutte quelle controversie che rimangono sotto soglia, e io intendo come sotto soglia controversie che non superano i 10-15 mila euro e che non arriverebbero forse mai davanti al giudice ordinario, arrivano invece davanti a noi. Perché? Perché l'arbitro bancario costa poco, è veloce, è efficiente e tutto quel contenzioso che rimarrebbe sostanzialmente, io dico in evaso, quindi senza tutela, con l'arbitro bancario finanziario riesce ad avere una risposta. E quindi credo che il vero punto di forza di questo organismo sia proprio di aver raccolto quel bisogno di tutela per quelle piccole, ma non solo piccole per molte persone, esigenze che sono di qualche migliaio di euro e che non varrebbe la pena portare di fronte a un giudice. Ma che magari per una famiglia pesano e come, no? Altro che, perché ci sono famiglie che magari vivono poi di una pensione, poi di un stipendio. È una truffa di poche migliaia di euro può pesare, può certo. Pesare. Ecco, mi chiedo, e vado da Guido Romano, che cosa al Ministero della Giustizia state, come dire, utilizzando da questa esperienza, perché evidentemente lo citava prima sia Antonella Magliocco che il professor Lucchini, è una pratica che si sta diffondendo, quella dell'alternative dispute resolution. Quindi quali sono le iniziative che voi al Ministero della Giustizia pensate di prendere per valorizzare quello che sta diventando una pratica diffusa? Buongiorno a tutti e grazie della domanda che mi consente anche di esporre quello che stiamo facendo come Ministero in attuazione della legge delega sulla riforma del processo civile. Indubbiamente negli ultimi 10 anni il sistema delle ADR ha avuto un percorso di implementazione assai forte e ha assunto sempre più un peso maggiore nella definizione delle controversie civili. E questo si riconduce a due peculiarità, nel senso che raggiungere un accordo tra le parti consente appunto una composizione amichevole della lite e molto spesso anche una ripresa di un rapporto contrattuale o di società tra persone che altrimenti avrebbero interrotto completamente i loro rapporti. E poi l'altro profilo è che evita la gravosità di un processo civile che si articola su 3 gradi di giudizio, a volte molto certo. Pesante, molto costoso per le stesse ragioni che dicevano i precedenti relatori e molto costoso dal punto di vista economico e se vogliamo anche umano.
E la testimonianza di questo peso maggiore è data anche dal fatto che nel PNRR, nell'ambito della riorganizzazione della giustizia civile, viene richiesto all'Italia di implementare queste misure, di rafforzarle, di rendere più estese come numero di controversie e anche di regolamentare meglio l'efficienza dei vari organismi. E questo ha tentato di fare la legge delega dell'anno scorso, che adesso noi stiamo cercando di attuare. Ora, non è possibile riprendere tutti gli aspetti dell'arbitro bancario finanziario nell'ambito di una disciplina complessiva delle ADR, ma se andiamo ad analizzare il successo dell'arbitro bancario finanziario, qualche spunto invece penso che sia assolutamente percorribile. L'arbitro bancario, aggiungo qualche dato che non era stato ancora detto, sostanzialmente soltanto l'1% di coloro che si sono rivolti all'arbitro bancario finanziario poi si trova nella necessità di rivolgersi anche al giudice civile, e questo è un risparmio per la giustizia direi assolutamente notevole. E poi un altro dato è quello che il 96% delle decisioni dell'arbitro bancario sostanzialmente non vengono attuate spontaneamente dagli attori di quel procedimento. Ora, a mio modo di vedere, il successo dell'arbitro bancario finanziario, che è testimoniato dai numeri che vi ho detto, deriva essenzialmente da due aspetti: l'assoluta professionalità dei componenti dei collegi che sono chiamati a decidere le controversie, e dall'altra parte la ottima organizzazione delle strutture tecniche che li affiancano. E allora, se come ho detto non è possibile replicare l'arbitro bancario finanziario in tutto il sistema delle ADR, però la professionalità e la struttura sono spunti che hanno fatto riflettere il legislatore, quindi il governo, e che adesso cerchiamo di mettere in qualche modo a sistema. Do solo qualche dato. Ovviamente la scelta del legislatore è stata quella di confermare le materie nell'ambito delle quali la mediazione è condizione di procedibilità, e anzi le ha aumentate in tutti quei rapporti che potremmo chiamare di durata, come d'altra parte sono quasi sempre i rapporti bancari, proprio perché lì c'è la possibilità che le parti, oltre che raggiungere un accordo, possano rinnovare il rapporto di collaborazione, e quindi sono maggiormente favorevoli a un incontro e alla realizzazione di un accordo, perché rinunciando pur sempre a qualche cosa si vedono avvantaggiati dalla prosecuzione di quel rapporto. Ma dal punto di vista appunto strutturale mi preme segnalare due aspetti sostanzialmente. Il primo è quello che riguarda la riorganizzazione degli enti e gli organismi a cui è devoluta la materia dell'ADR, attraverso l'implementazione dei criteri di serietà ed efficienza da cui devono essere organizzati. In particolare sarà previsto che gli enti debbano avere come oggetto esclusivo, siano essi società o siano essi associazioni, oggetto esclusivo lo svolgimento delle procedure di ADR, e questo ovviamente aumenterà la professionalità di questi soggetti, che dovranno dedicarsi necessariamente al... Beh, oggigiorno un ente o una società che svolge attività di mediazione può svolgere anche attività collaterali, anche a scopo di lucro, e questo fa sì che nell'ambito della propria organizzazione, talvolta, ovviamente non sempre, lo sviluppo dell'ADR non sia il core business di quell'ente. Sì, perché abbiamo appena detto che la cosa bella, per esempio, dell'ABF è che non c'è bisogno di rivolgersi a un professionista. Sì, no? Lì ovviamente nell'ADR sarà diverso, però insomma comunque sia l'obiettivo è ugualmente quello di innalzare il livello di professionalità. E poi voglio ricordare anche la implementazione degli enti di formazione che dovranno formazione nell'ambito del sistema ADR, che dovranno necessariamente indicare un responsabile di chiara fama che si occupa appunto della formazione dei soggetti che poi sono chiamati a gestire le procedure di ADR, garantendo la qualità e l'elevata qualità
dei programmi di formazione e avendo anche degli obblighi di comunicazione rispetto al Ministero della Giustizia, che potrà così esercitare i propri poteri di vigilanza. Un ultimo aspetto in 10 secondi che voglio menzionare è che siccome nell'ambito della riforma si sta cercando di implementare anche la cosiddetta mediazione demandata, cioè quella demandata dal giudice al servizio di ADR, si è previsto che il capo dell'ufficio possa stipulare dei protocolli con l'università, con gli organismi di mediazione, in modo tale che questi soggetti possano dialogare e sostanzialmente realizzare delle procedure comuni per il buon esito delle procedure di mediazione demandata. Ecco, grazie. Poi comunque ci sarà un secondo breve giro e potremo approfondire alcuni degli elementi che avete già citato. E invece vado da Antonio Tanza, ad USBEF, quindi Associazione dei Consumatori. Abbiamo visto prima che una delle caratteristiche dell'arbitro bancario finanziario è che è disintermediato. Uno va sul sito e cerca di risolversi da solo la problematica in cui è in corso. Però non tutte le problematiche sono di facile esecuzione. Le associazioni dei consumatori come possono intervenire in aiuto nelle varie situazioni? Certo, grazie della domanda, grazie a Banca d'Italia e all'arbitro bancario e finanziario di essersi rivolto, diciamo, alla mia persona, che al di là di presidente dell'ADUSBEF sono anche presidente della commissione B del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, che si occupa di banca e di finanza, e quindi, diciamo, la mia esperienza raccoglie un po' la presenza di tutte le associazioni dei consumatori. Infatti saluto Silvia Castronovi, che è stata per molto tempo la mia vicepresidente in questa commissione, e nonché, diciamo, sono anche esperto della commissione parlamentare su banche e finanza, e quindi, diciamo, un po' ho il polso della situazione, arricchita anche da una presenza in Edufin, dove ho avuto la fortuna di conoscere la dottoressa Bianco. E senz'altro le associazioni dei consumatori devono dare atto che Banca d'Italia ha fatto veramente tantissimo per i consumatori, perché è veramente un'istituzione viva, che si tocca con mano ogni progresso che ha avuto negli ultimi 5-6 anni. Attualmente veramente, sia con il sito sia con l'attività che svolge, un punto di riferimento. Però noi abbiamo visto come Edufin, che c'è una bassa alfabetizzazione da parte dei cittadini italiani in maniera particolare, vi sono delle categorie veramente fragili, delle categorie che non hanno poi una facile familiarità con l'informatica. Ed è questo, diciamo così, un campo in cui le associazioni dei consumatori possono fare tanto, perché le associazioni dei consumatori si trovano praticamente in ogni paese. Sono 20 associazioni, sono presenti in tutto il territorio nazionale, direi veramente in ogni paese. E quindi c'è una persona che fisicamente può aiutare tutte le persone che non amano rapportarsi con i computer, ma anche il ricorso in sé per sé, seppur facilissimo, agevole, presenta delle particolarità. Noi dobbiamo colmare, il nostro compito, il 2% di ricorsi non accolti, perché mancano dei dati formali, sono pochissimi il 2%, ma dietro al 2% si nascondono poi degli altri ricorsi che sono stati formulati male o hanno delle carenze documentali. Infatti la dottoressa prima ha fatto una domanda specifica su che documentazione produrre. Ecco, questa è una qualcosa che va in un certo senso valutata, ed ecco perché le associazioni dei consumatori, che agiscono con il costo della semplice iscrizione, quindi accessibilissime, diciamo, le iscrizioni possono anche andare da 1,50 € in su, ecco, per dare un'idea, quindi veramente un caffè, però possono dare un aiuto
indirizzato in modo da supportare questi ricorsi per cosiddetti sfortunati. C'è da dire che si può anche implementare questa possibilità di realizzare questi ricorsi dal vivo dando una specie di bollino, cioè si potrebbe formare un personale nelle associazioni dei consumatori qualificato, individuare in varie sedi territoriali delle sedi di consumatori in cui, sempre sotto la direzione della Banca d'Italia e dell'arbitro bancario e finanziario, stilare dei ricorsi che certamente non rientreranno in quel 2% o avranno dei vizi formali. È chiaro che la sostanza verrà decisa dall'arbitro. Come speranza per i consumatori è che nel settore bancario e finanziario vi è una giurisprudenza estremamente altalenante. In questi 20 anni in cui mi occupo di banche, giurisprudenza, come giusto che sia, ha cambiato radicalmente orientamenti e il consumatore si augura sempre che l'arbitro scelga, al di là di, bisogna dire che l'arbitro bancario sono bravissimi perché creano nuovi filoni, delle interpretazioni anche differenti da quelle segnate già dalla giurisprudenza di merito di legittimità, però dove ci sono delle sentenze di merito e di legittimità c'è sempre, ci si auspica che la decisione dell'arbitro vada sempre nel senso di una interpretazione che sia più favorevole a quelle interpretazioni che siano dalla parte dei cittadini, dei consumatori, e più che altro dà anche un senso di una maggiore maggiore favor da parte dell'associazione dei consumatori a rivolgersi quindi all'arbitro. Quindi è importante, diciamo, non scoraggiare l'utente con decisioni che seguano quelle che sono le correnti giurisprudenziali, per così dire, avverse al consumatore. E quindi chiuderei, diciamo, questo mio primo intervento con così un'idea. Creare sempre la Banca d'Italia, in questo suo cammino operoso, diciamo, la creazione di un audit in incognito, cioè sostanzialmente creare una specie di scherzi a parte, al contrario, nel senso presentarsi in varie sportelli bancari per vedere realmente cosa succede nel rapporto diretto con il consumatore. Cioè andare a vedere quello che succede nella realtà. E quindi, diciamo, questa nuova idea, questo nuovo approccio, al di là dell'arbitro bancario e finanziario, che è un momento eccelso, in quanto che sappiamo che la giurisprudenza attinge all'arbitro bancario e finanziario, e bene fa, perché d'altronde il personale scelto è personale di primo ordine, sono tutti professori di università. Ne parleremo tra quindi, poco di questo. Insomma, non è, quindi con 20 euro avere così la possibilità di avere di un parere, pensiero, certo, un professore di università è veramente eccezionale. Quindi queste piccole idee, quindi degli sportelli un po' più rafforzati per garantire, diciamo, l'accoglibilità del ricorso e dei ricorsi, tra virgolette, fatti bene, e nello stesso tempo creare questa specie di, gli americani lo chiamano Mr. Shopping, questa figura che può essere d'aiuto, insomma, per migliorare quello che è il servizio bancario e finanziario in Italia. Allora, accogliamo questa suggestione e vedremo se potrà avere una sua implementazione. Però adesso aprirei un po' una visione non più solo italiana ma anche europea, perché Leonardo D'Urso, cofondatore di ADR Center, ricordo ADR sta per Alternative Dispute Resolution, e conoscenza di come funziona anche l'Alternative Dispute Resolution in altri paesi europei. Dunque, le chiederei intanto
le alternative all'arbitro, cioè la mediazione in ambito civile e commerciali, come funziona in Italia e che cosa esiste negli altri paesi. Grazie per l'invito e grazie per la domanda. 20-25 anni fa, quando il movimento ADR è iniziato in Europa, noi guardavamo gli Stati Uniti come esempio, ma si è capito subito che i sistemi ADR fossero speculari, o meglio, fossero due facce della stessa medaglia con il giudizio. Un servizio di giustizia civile non può non avere come altra gamba dei sistemi di ADR efficienti, ognuno rafforza l'altro. Però 20-25 anni fa, appunto, in tutta Europa, non soltanto in Italia, abbiamo incominciato a pensare: ok, la mediazione, il sistema ADR portano dei vantaggi ovvi, scontati, sia quantitativi sia qualitativi, come possiamo fare a non far diventare, a continuare a vedere il tribunale come con una visione tribunale centrica, come possiamo far diventare, aumentare il ricorso alla mediazione. L'approccio di qualche anno fa, 15 anni fa, è stata quella di facciamo formazione, informiamo i cittadini, le imprese dei vantaggi del ricorso alla mediazione o altri sistemi, e il mercato, la domanda crescerà. Formiamo bene i mediatori e gli organismi di mediazione. Ahimè, questo non è avvenuto, non soltanto in Italia, in tutta l'Europa. Casi ce ne sono stati tantissimi in cui ci sono legislazioni fondate sulla, tra virgolette, mediazione volontaria, che hanno avuto 500, 400, 500 mediazioni all'anno. Un caso invece particolare è stata l'Italia. Lei ha il cellulare in azione? Non credo. Che c'era uno strano rumore di sottofondo. Mi scusi. L'Italia, appunto, nel prima 2010, poi c'è stata una riforma nel 2013, molto molto velocemente, ha introdotto un modello che non sapevamo se potesse funzionare oppure no, cioè quello dal 2013 in poi del primo incontro obbligatorio di mediazione in alcune materie civili e commerciali, in cui le parti, un po' spinte forzatamente, in America si chiama nudge, sono spinte forzatamente in un terreno neutrale, in un organismo di mediazione facilitato da un mediatore, potessero ascoltare le ragioni dell'altro, potessero ascoltare il mediatore e potessero decidere volontariamente se dire no, basta, in americano si chiama opt-out, va bene così, voglio andare in giudizio, oppure ok, va bene, iniziamo l'intera procedura di mediazione. Per cui in Italia è importante sottolineare che non esiste la mediazione obbligatoria, c'è l'obbligatorietà del primo incontro di mediazione, in cui appunto forzatamente entro 30 giorni dalla domanda di mediazione, a un costo credo molto ridotto di 40 euro per parte, le parti appunto possono incontrarsi. Che cosa succede in questo primo incontro? Ne avrò fatti migliaia con i miei colleghi. E che è un po' l'uovo di Colombo. La comunicazione delle parti, le parti cominciano a comunicare nuovamente, volano parole grosse ogni tanto, chiaramente, però è un qualcosa che non ha nulla a che fare né con la legge, con il codice civile, con i giudici, con gli avvocati. Si incontrano le parti e incomincia un dialogo, un nuovo dialogo. Questo incontro... Insomma, fate un po' come consulenti matrimoniali quando una coppia non riesce a parlare. Assolutamente. Le mediazioni, per esempio, ereditarie hanno tantissimo delle mediazioni familiari. Quando le liti fra parenti, fra cugini, anzi, ci vuole tanta psicologia, non c'è nulla a che vedere il diritto. Ecco, questo modello, tornando, è diventato una best practice nel mondo, non soltanto in Europa. Noi non ce ne accorgiamo forse dall'interno. Io che viaggio un po' anche per il Consiglio d'Europa,
settimana scorsa abbiamo avuto per esempio una delegazione del Ministero della Giustizia, sono stati molto gentili a riceverle, della Turchia. La Turchia ha adottato questo modello italiano espandendolo a tutto, alle controversie del lavoro, a tutte le controversie del consumo, civile e commerciale e anche quello penale. In Turchia si fa tantissima mediazione penale, sempre con questo modello di primo incontro obbligatorio, un po' forzoso, e poi la scelta è volontaria. L'altra, diciamo, fondamento, l'altra pilastro del nostro modello italiano di mediazione sono gli organismi di mediazione, cioè degli organismi con diversi dall'ABF, però il concetto è quello, cioè degli organismi dedicati a questo servizio, che è un servizio particolare, con dei professionisti formati. E mi fa piacere che nella riforma appunto della giustizia civile e della mediazione si sta innalzando il criterio di qualità sia degli organismi di mediazione sia dei mediatori. Bene, grazie, ma io rimango su Leonardo D'Urso perché il prossimo rapido giro di interventi ricomincia in senso opposto, quindi ricominciamo subito da lei. E le dico la verità, se sarei tentata di chiederle, me glielo chiedo, quali sono le componenti essenziali secondo lei che fanno sì che un organismo di mediazione possa avere successo, e poi ovviamente quali sono le prassi nate nel mondo ABF che si possano portare nella mediazione. Gli elementi che fanno sì che una mediazione arrivi al successo. Lei prima diceva c'è bisogno di una componente psicologica, e credo che sia essenziale. Mi chiedo se quando parliamo di formazione si valuti anche la predisposizione psicologica di chi poi deve fare il mediatore. Chiaramente sì, nei corsi di mediazione c'è una componente di psicologia, di comunicazione, di negoziazione, perché noi abbiamo a che fare sempre con i litiganti e con il loro processo di come prendono le decisioni. Noi dobbiamo capire, li dobbiamo aiutare a come prendere le decisioni e aiutarli anche a capire qual è l'alternativa al non trovare un accordo oggi. Credo che l'ABF e gli organismi di mediazione hanno un punto in comune, che è quello della neutralità della specializzazione. Siamo entrambi, e della fiducia. È molto importante che le parti e gli avvocati abbiano fiducia nel mediatore e nell'organismo di mediazione. Noi, appunto, nel nostro lavoro, per chi non lo sapesse, facciamo una riunione congiunta con tutte le parti e poi li separiamo in stanze diverse e cominciamo a fare il su e giù, cioè sentiamo in camera caritatis una parte, sentiamo un'altra parte per capire se ci sono dei punti comuni che possono trovare un accordo. Però, secondo me, ancora il mondo ABF e il mondo degli organismi di mediazione sono due mondi un po' separati che potrebbero invece essere integrati di più. Ancora le banche, devo dire, così come le compagnie di assicurazione, sono un po' restie a venire in mediazione da noi per tante ragioni. Una delle ragioni, per esempio, che chiaramente in mediazione noi troviamo accordi diversi in casi simili, evidentemente. Due casi simili, pensavo due cause ereditarie molto simili, ma le persone sono diverse, gli accordi sono diversi. Ho due, per esempio, la settimana scorsa abbiamo fatto tante, stiamo facendo una serie di diffamazioni a mezzo stampa, hanno a che fare giornalisti, direttori, politici, casi uguali, accordi diversi. Ecco, questo capisco che nel mondo del consumo, delle banche e delle imprese, la banca non può trovare accordi diversi in casi simili. Certo. Altra cosa un po' estiva è quella del timore del precedente. Una banca ha un po' il timore che, anche se il verbale di mediazione è riservato, può essere un precedente. L'ultima cosa che io mi auspico invece è un utilizzo della banca data delle decisioni dell'ABF. Secondo me è molto importante, nei casi in cui le banche comunque vengono da noi, far vedere alle banche: guarda, in questo caso simile l'ABF ha deciso in questo modo, forse conviene che una mediazione, che un accordo può andare in quella direzione. Questo potrebbe aiutare tantissimo a trovare accordi in mediazione prima di andare all'ABF. Ma anche qui ci aiutiamo a vicenda.
Beh, è comunque molto utile, credo, discuterne, no, in questa sede e scambiare quelli che sono i punti di vista. Allora, ricordandovi che abbiamo un quarto d'ora ancora, prima di passare poi alla successiva intervista. Antonio Tanza, ma dopo che abbiamo parlato un po' di come funziona, lei prima citava l'opportunità dell'educazione finanziaria, il governatore Visco, che ho avuto il piacere di intervistare qualche settimana fa a Milano, ha molto molto sottolineato l'importanza dell'educazione finanziaria che deve cominciare in giovanissima età. E però intanto noi ci ritroviamo degli adulti e anche degli anziani che sull'educazione finanziaria sono assolutamente sprovvisti. Possiamo fare qualche esempio di temi oggetto di decisione dell'arbitro che potrebbe essere utile far conoscere alla clientela e in cui potrebbe essere necessaria o opportuna una collaborazione tra l'Associazione dei Consumatori e Banca d'Italia? Sì, una tematica, diciamo, proprio che da un anno e mezzo a questa parte ha veramente assediato le associazioni dei consumatori e per altro verso anche la Banca d'Italia, che già si è dimostrata attivissima, abbiamo già fatto attività in questo senso, è quella delle truffe digitali. Manco a farla apposta, il film di oggi iniziava con questa tematica. È veramente il bubbone, diciamo, del momento. Si è diffusa tantissimo e continua assolutamente ad aumentare, tant'è che è diventato diciamo uno dei motivi fondamentali, principali di contenzioso. La questione è abbastanza sofisticata. Perché? Perché da una parte c'è indubbiamente il cittadino sprovveduto, anche perché quando si parla di denaro, di soldi, va subito in panico, per cui una telefonata, un particolare messaggio sul cellulare, ma anche sul computer, questo pericolo del proprio patrimonio immediatamente allerta il cittadino, perde anche persone di una certa cultura, perdono quello che è l'equilibrio, la saggezza, la pacatezza, diciamo, prima di cliccare bisognerebbe contare fino a 10 e poi cliccare, e molte volte invece il cittadino agisce così spontaneamente, d'impulso più che altro, e crea pasticci, in quanto che io faccio sempre l'esempio quando vengono a lamentarsi, come quando l'assicurazione voleva la restituzione della chiave originale in caso di furto di auto, perché se tu lasci le chiavi in macchina è chiaro che c'è questo concorso. Però dall'altra parte bisogna dire anche l'altra parte della medaglia, e cioè non è che un truffatore fa la chiamata così a tentare. Vi è uno studio, noi abbiamo visto con degli specialisti che abbiamo come associazione dei consumatori, più che altro prestati dalle varie procure e dalla polizia ferroviaria, in effetti gli hacker si immettono nel sistema molto prima di effettuare la truffa. C'è la telefonata all'utente a qualcosa che è nato una settimana, 10 giorni prima, la scelta, vanno a colpire chi devono colpire, sanno perfettamente i soldi che ha, quindi vi è un ingresso da parte degli hacker nei sistemi di tutela delle banche, che sono elevatissimi ma non a sufficienza, che loro sanno già dove colpire e come colpire. Non è che la telefonata o il messaggino viene a spiovere, viene dopo che si è studiata la vittima. Quindi bisogna un po' andare a 10 giorni prima per cercare come si sono introdotti nel sistema, per cui poi la vittima non fa altro che dare, per così dire, l'ultima chiave, l'ultimo livello. Spesso i messaggi arrivano a sera tardi, quando l'attenzione cala, certo. E quindi c'è la tendenza a dire clicco. Così. Arrivano addirittura di notte e si caratterizzano da una serie di operazioni che avvengono addirittura nell'ambito di un secondo, ci sono varie operazioni,
per avere degli importi minori, i soldi vengono immediatamente, prendono il volo, ma non sono mai rintracciabili perché vengono immediatamente tradotti in bitcoin, prendono le vie diciamo lontane, ma apparentemente, perché poi tramite bitcoin ritornano in Italia e quindi diventa un denaro che sostanzialmente non è facile rintracciare. Certo. Quindi è il bubbone attuale. Noi lavoreremo nei prossimi mesi sulle truffe digitali in maniera e la comunicazione costante. Sarà importantissima. Certo, l'educazione finanziaria, sì. Certo. Intanto però per tornare al momento in cui il consumatore si accorge, no, Guido Romano, di aver subito questa truffa e chiede aiuto. L'ABF nasce proprio come uno strumento di risoluzione delle controversie che è alternativo alla giustizia civile, ma i due mondi possono comunque collaborare. Mi può citare alcuni strumenti che sono allo studio proprio per implementare questa collaborazione in futuro? Certo. L'ABF, come abbiamo detto, nasce appunto come uno strumento alternativo alla giurisdizione civile, ma ha un elemento che lo distingue da tutti gli altri sistemi di mediazione o di composizione amichevole della lite, perché esso si fonda poi su una decisione che è basata su un'interpretazione del diritto, cosa che è assente, come ci ha detto anche il dottor D'Urso, nella mediazione classica, dove l'enunciazione di un principio di diritto oppure la conoscenza di una certa giurisprudenza è utile per spostare l'asse della mediazione, ma poi l'esito è un accordo, non è una decisione in senso proprio, e appunto quindi come enunciato di una e conseguente a un'interpretazione della legge. Da questo punto di vista invece il contenuto delle decisioni dei collegi dell'ABF è molto simile a quella del giudice civile, tant'è vero che oggigiorno è quasi normale trovare nella giurisprudenza civile, soprattutto di merito, la citazione di precedenti dei collegi dell'ABF, soprattutto quelli di coordinamento, ma anche quelli territoriali. E quindi il fatto che il contenuto, l'enunciato sia sostanzialmente analogo, impone che ci sia un dialogo. Il dialogo si ottiene, a mio modo di vedere, attraverso una formazione comune, e questo mi piace ricordarlo anche perché ho dato un modestissimo contributo qualche anno fa. È nata una collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura, che è l'ente deputato alla formazione dei magistrati, e la Banca d'Italia, che ha visto nascere prima a livello decentrato della struttura territoriale di Roma, della scuola, e poi a livello nazionale, la realizzazione di un corso annuale che si è protratto dal 2017 a oggi, in cui si pongono a sistema diverse questioni. Ovviamente questo non può essere il solo momento di confronto tra Banca d'Italia, ABF e giurisprudenza, perché ovviamente un corso annuale che dura più giorni è ovviamente molto pesante da organizzare, ha dei suoi ritmi e delle sue strutture. Ma quello che si sta tentando di realizzare anche oggi, grazie alla Banca d'Italia e alla Scuola della Magistratura, è l'apertura di più seminari specifici su singole tematiche, ovviamente di durata molto più breve, che analizzano una singola tematica, l'usura, l'anatocismo, le truffe online, se vogliamo, e in cui il modulo formativo, a parte il discorso che sono tavoli paritetici, ci sono relatori che guidano il confronto ma non fanno delle relazioni frontali in quindi senso tecnico. Diciamo gli studenti, gli allievi partecipano. È uno scambio. Peraltro quello che si vuole realizzare sul fronte della scuola, della magistratura, è quello di consentire la partecipazione di un magistrato di singoli distretti, quasi come rappresentante di quel distretto, che poi si faccia portavoce degli esiti, delle riflessioni che si sono svolte in quel seminario nell'ambito del proprio distretto, in modo tale da poter consentire a tutti una conoscenza. Perché uno degli elementi che spesso si imputa, no, alla magistratura è che sulle questioni economiche non c'è sufficiente competenza, perché nel corso appunto di una formazione da magistrato si studiano i codici, ma intanto l'economia corre molto velocemente. Oggigiorno è assolutamente necessario.
Professor Lucchini, lei dopo ha una serie di domande a cui rispondere, quindi le chiederò davvero una cosa fulminea, perché poi ci saranno domande tutte per lei. E le chiedo appunto chi fa parte di questi collegi? Non ci sono solo i giuristi, no? No, non ci sono solo giuristi, ci sono alcuni giuristi, alcuni esperti, per esempio in matematica finanziaria, in economia, quindi c'è una prevalenza di giuristi, perché come si diceva poco fa i collegi decidono secondo diritto, integrata da conoscenze che possono aiutare a capire, magari un giurista che non ha grandissima confidenza con alcune materie, per esempio cos'è un piano d'ammortamento, poi alla fine lo capiamo anche noi, ma insomma magari all'inizio abbiamo qualche difficoltà. La cosa che mi preme sottolineare, e sarò veramente estremamente sintetico, è che i collegi sono composti da 5 membri, 3 di nomina Banca d'Italia, tra cui il Presidente e il Vicepresidente, 1 associazioni consumatori, 1 associazioni intermediari. È un collegio perfetto, quindi quando noi decidiamo, decidiamo per forza con una composizione piena. Se uno quel giorno non può, va sostituito con un membro della stessa categoria. Non solo. Decidete a maggioranza? Decidiamo a maggioranza, auspicabilmente all'unanimità, ma si decide a maggioranza. E a mio avviso questa sinergia tra giuristi e esperti in materie economiche è estremamente importante. Dico un'ultima cosa, al di là dei requisiti, e questi si possono leggere poi anche sul sito, sul codice deontologico, di assoluta imparzialità, indipendenza e quant'altro, che devono necessariamente avere tutti i componenti di un collegio, non dimentichiamo che il collegio è composto da 5 persone, esperti di varie materie, ma 5 persone. Noi per arrivare a un collegio di 5 persone, nella giustizia ordinaria, civile, dobbiamo arrivare in Cassazione. E quindi, se come in teoria 5 teste dovrebbero pensare meglio di una, ecco, questo aiuta a capire il perché dell'autorevolezza di alcune decisioni dell'ABF che vengono utilizzate dalla magistratura ordinaria e a volte si ritrovano anche nelle riviste giuridiche. Mi fermo. Perfetto, e qui c'è l'elemento della fiducia che, come si diceva prima, è particolarmente importante anche proprio per quelle dimensioni spesso di poche migliaia di lire, di persone che, di euro meglio, di persone che hanno bisogno di sentirsi protette. E a proposito di protezione, Antonella Magliocco, noi facciamo sempre più riferimento all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è ormai parte delle nostre vite e potrebbe essere l'elemento che fa diventare quei 130 giorni che abbiamo citato prima e che sono già una dimensione, diciamo, rapidissima, no? Per i tempi della nostra giustizia, potrebbero farli scendere ancora di più. Come? Dunque, intelligenza artificiale al volo, grazie della domanda, perché ovviamente stiamo investendo molto su questo campo. Sicuramente i driver sono quelli della riduzione del tempo e dell'uniformità delle decisioni, l'abbiamo visto, è un po' un filo rosso di questi i nostri interventi. Si è già fatto molto sui tempi, ricordava 137 giorni, quello che ci interessa a noi è il trend, e da quando abbiamo ricevuto più di 10.000 ricorsi all'anno, e questo è stato nel lontano 2014, siamo passati da 2,35 giorni a 137, che sono tempi veramente lontanissimi da quelli della giustizia ordinaria, ben al di sotto della soglia di legge della soglia diciamo della direttiva e quindi della soglia normativa, come è stato ricordato. Uniformità, è stato ricordato il collegio di coordinamento, abbiamo anche una conferenza dei collegi che è un momento di incontro, di scambio, ci vediamo e naturalmente nella loro autonomia decisionale i presidenti si incontrano, i membri si incontrano nella conferenza dei collegi quando le questioni sono di particolare rilevanza e di particolare interesse, al di là del collegio di coordinamento che svolge una funzione pressoché nomofilattica. Arriviamo all'intelligenza artificiale. Ecco, questa è la sua domanda, stiamo
Stiamo lavorando su questo, abbiamo avviato un progetto, abbiamo concluso lo studio di fattibilità, che è quel momento che precede la realizzazione dei progetti, e contiamo di concluderlo nel prossimo anno. Questo per noi ancora una volta è un grande orgoglio, e ci avvaliamo di quella che è stata l'esperienza nell'altro settore della tutela individuale, che è la gestione degli esposti, dove il progetto è già in atto, in funzione da un anno, da luglio dell'anno scorso, e che sta già dando dei buoni risultati in termini di semplificazione dell'istruttoria, che è un momento fondamentale per comprimere, come abbiamo già detto, i tempi tecnici. A che cosa servirà l'intelligenza artificiale applicata all'arbitro bancario? Diciamolo subito, non è giustizia sostitutiva, adotteremo anche per questo modello di intelligenza artificiale quello che in gergo tecnico si chiama human in the loop, e cioè sempre la compresenza dell'elemento umano che decide, non deciderà mai la macchina, e questo è fondamentale sottolinearlo, però sarà molto importante per estrarre da tutta la massa dei documenti di cui parlava appunto il Presidente, che costituiscono i fascicoli, le informazioni importanti per le relazioni istruttorie. Sarà anche necessaria, potrà essere importante avvalersi di intelligenza artificiale per tutte le ricerche dei casi simili, famosi precedenti, e superando quello che di cui noi abbiamo sempre parlato della massimazione. In realtà l'intelligenza artificiale costituirà una sorta di dashboard che ti dirà quali sono i casi decisi similmente, e soprattutto ti evidenzierà quelli che sono gli scostamenti, e qui ritorniamo all'altro driver insieme alla riduzione dei tempi, che è quello tendenziale uniformità, lo diciamo sempre, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei collegi. Ho già detto che sarà non una giustizia sostitutiva, si parla molto di etica e di intelligenza artificiale, noi siamo molto attenti a questi aspetti, e devo dire che già con la gestione degli esposti, con questo sistema applicativo di intelligenza artificiale, abbiamo adottato un sistema che prevede un riaddestramento continuo, e quindi un monitoraggio continuo di quelli che sono le risultanze dell'intelligenza artificiale, attraverso un organismo perenne che si riunisce periodicamente, che è il Citizen Data Scientist. È un gruppo di tecnici e di giuristi, di chi è sul business, che vede come lavora la macchina e se non determini delle distorsioni, dei bias, che sono molto importanti, perché ovviamente sarebbero ingestibili poi a livello pratico. Ovviamente quando si parla di futuro noi crediamo in questa sfida tecnologica, naturalmente governata da, come dicevo, dalle risorse umane, che ancora una volta mi sia consentito, ringrazio tutto il team e tutta la squadra, in particolare la dottoressa Cartechini, che è la regista di tutti questi eventi. Io ringrazio veramente perché mi si è data l'occasione di spiegare quanto impegno noi stiamo mettendo, soprattutto nel vedere oltre, nel vedere diciamo oltre l'ostacolo, e insomma ce la stiamo mettendo tutta. Credo che sia particolarmente utile dimostrare come l'intelligenza artificiale e un'istituzione come Banca d'Italia stiano procedendo, mi pare, proprio a favore anche, no, del consumatore. Allora, io vorrei chiedere se ci sono delle domande, magari considerati i tempi che sono stretti, se sono domande belle e sintetiche, e sono sicura che il professor Lucchini sarà sinteticissimo, perché dobbiamo rigorosamente chiudere qualche minuto prima delle 12. Sì, buongiorno, io avrei una domanda. Ho chiesto alla mia banca la copia di documentazione relativa al mio conto corrente. Ecco, però la banca mi ha chiesto di pagare una somma molto elevata. In questi casi il comportamento della banca è corretto? Questo volevo sapere. Allora, l'arbitro ha avuto modo di occuparsi di questa fattispecie. La normativa consente alla banca di addebitare dei costi per produrre documentazione. Il problema è la congruità.
Le faccio un esempio. Noi abbiamo deciso un caso dove c'era un signore che chiedeva 120 documenti e la banca aveva chiesto un corrispettivo di circa 300 euro. Questo è ragionevole, sono circa 2,50 euro documento. L'attività di ricerca ha un costo, l'attività di fotocopie ha un costo e quindi questo costo è assolutamente legittimo. Non è legittimo una richiesta per esempio di 15 euro a documento, perché effettivamente diventa un qualcosa di troppo pesante. Così come abbiamo ritenuto non legittimo che la banca richiedesse una cauzione a un signore di 2.000 euro giusto per richiedere documentazione. No, questo assolutamente non è previsto dalla normativa e non è corretto. Bene, ci sono altre domande? Sì, io invece volevo chiedere, sono andata in banca per chiedere un mutuo, però dopo diversi mesi questo mutuo mi è stato negato, ancorché io avessi prodotto tantissima documentazione che mi era proprio stata richiesta dalla banca durante l'istruttoria. Posso fare qualcosa? Posso chiedere un risarcimento? Allora, messa in questi termini, la domanda, assolutamente la risposta è sì, perché la banca le ha fatto inutilmente perdere tempo. Facciamo una premessa, la banca non è obbligata a erogare un mutuo, perché la banca prima di erogare un mutuo deve fare un'analisi di merito creditizio e proprio per il principio di sana e prudente gestione deve valutare se lei poi è in grado di restituire questo mutuo, però deve farlo in tempi ragionevoli, e cioè comportandosi in maniera corretta e secondo buona fede. Se le chiede una montagna di documentazione e le fa perdere del tempo, peggio ancora, le dice: tranquilla, guardi, è questione di giorni, è tutto fatto, e dopo 8 mesi, faccio per dire, le dice: no, guardi, abbiamo deciso che non le concediamo un mutuo. Lei, se effettivamente riesce a dimostrare di aver patito un danno, può chiedere il risarcimento. Cosa può essere questo danno? Beh, soprattutto in tempi come questi, un differenziale di tasso che lei si trova a pagare per effetto del passare inutile del tempo. In questi casi sì, lei avrebbe diritto a un risarcimento. Bene, questa è veramente un'utilissima informazione che, se mi capiterà, passerò a tutti quelli che conosco che stanno chiedendo mutui per le case, sono spesso dei ragazzi, dei trentenni. Ancora un paio di domande e poi dobbiamo veramente passare all'intervista. Allora, professore, purtroppo ho subito il furto della mia carta di pagamento. Dei malfattori hanno rubato la mia carta di pagamento e hanno effettuato delle operazioni di importo elevato attraverso la modalità contactless. In questo caso ho diritto al rimborso? Allora, per come mi ha posto il caso, assolutamente sì. Noi sappiamo benissimo che la modalità contactless ha normativamente un limite ben preciso. Se i malfattori sono riusciti a usare la carta in quel modo, qualcosa non ha funzionato nei sistemi della banca. Quindi lei assolutamente ha diritto a riavere i suoi soldi. Bene, l'ultima. Sì. E io ho subito un caso leggermente diverso, diverse operazioni fraudolente che purtroppo sono derivate da un messaggio che mi è arrivato che conteneva un link e che io credevo provenire dalla mia banca. Posso riavere indietro i miei soldi in questo caso? Guardi, è successo anche a me. Uguale. Però non è andata l'arbitro. No. Allora, ora che lo so. Vale per entrambi. Allora, qua ho bisogno di 30 secondi più, 30. Non è un caso facilissimo. Perché il caso che lei ha descritto è quello del cosiddetto SMS spoofing. Cioè, cosa arriva? Arriva un messaggio che apparentemente è della sua banca, di solito con qualcosa di allarmante. Attenzione, stai subendo una truffa, la tua carta è stata sospesa, il tuo conto è stato bloccato, link ha subito qui, dammi questi dati perché altrimenti succede l'armageddon. Ecco. Cosa è? È un insieme di mi travesto da banca, pur non essendo la banca, ti metto in una condizione di debolezza, di allerta, e tu clicchi sul link e fai alcune cose che non dovresti fare, tipo dare i propri dati, dare delle password, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che è una truffa particolarmente insidiosa, proprio perché è fatta travestendosi proprio da banca, e questo i sistemi della banca dovrebbero impedirlo. C'è da dire che talvolta anche l'utente ci mette del suo. Perché? Perché il messaggio va letto. Allora, ci sono dei messaggi che sembrano scritti non da un bambino di prima elementare, ma probabilmente da un bambino di prima elementare che proviene da un altro paese e non è madrelingua italiana, cioè con tutti i verbi all'infinito, eccetera, eccetera. Lì un sospetto dovrebbe venire, ecco.
Ce ne sono altri invece che sono fatti molto bene. Allora, se il messaggio è effettivamente fatto molto molto bene, di solito si tende a dar ragione al cliente, quindi a concedere, o meglio, a imporre, a chiedere all'intermediario di restituire la somma. Se il messaggio invece è un messaggio, come dire, un po', non ambiguo, ma poco credibile, con punteggiatura, virgole buttate a caso, con verbi assolutamente sconclusionati, non dico l'uso del congiuntivo, ma insomma anche l'infinito sempre non va bene, ecco. Allora lì diciamo che anche l'utente ci ha messo del suo, e quindi in questi casi i colleghi tendono a riconoscere un concorso di colpa. Quindi un 50-50, non necessariamente un 60-40, comunque insomma a suddividere la perdita tra le due parti. Nel mio caso c'erano un sacco di verbi all'infinito e quindi non sono andata oltre. Mi ha messo un po' sull'avviso. Bene, grazie, io vi ringrazio di aver dato un contributo davvero concreto a questa nostra mattina, e invito Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d'Italia, per la nostra intervista. Grazie. Insomma, sì. Mi pare che abbiamo già inquadrato abbastanza bene il tema. Adesso vorrei sentire da parte della Banca d'Italia, che ha creduto nel sistema fin dalla sua nascita, quanto lei considera vincente l'arbitro bancario finanziario, questa realtà consolidata, e quanto secondo lei invece si dovrebbe migliorare, fare di più? Allora, prima di tutto, tutto si può sempre migliorare, e questa è una cosa che e i colleghi e le colleghe del Dipartimento di Magda Bianco lo sanno, che siamo noi del direttore, io personalmente in particolare, siamo sempre addosso a loro per cercare di migliorare ancora. Però complessivamente a me sembra un risultato positivo, un modello vincente, e mi sembra che le cose che sono state dette dagli interlocutori che lei ha avuto fino ad ora vadano abbastanza in questa direzione. I costi sono limitati, i tempi sono limitati certamente nei confronti rispetto alla giustizia ordinaria, e credo che Antonella Magliocchi l'abbia sottolineato, sono stati anche ridotti nel corso del tempo. Perché, come io tante volte dico, e mi dispiace per chi si annoia a sentire sempre la stessa frase, ma io dico tante volte che l'arbitro è stato un po' vittima del proprio successo. Siccome il numero dei ricorsi, siccome appunto ha avuto successo, le cose si è visto che funzionavano, si dirà, come è stato detto, che non è ancora abbastanza conosciuto, ma insomma abbiamo pur sempre un numero di ricorsi che è partito dalle migliaia, poi a un certo punto ha superato i 10.000, adesso è stabilmente sopra i 20.000, insomma è comunque un numero di ricorsi elevati, e quindi la struttura all'inizio ha fatto un po' fatica. Ripeto, i tempi sono sempre ragionevoli rispetto a quella giustizia ordinaria, ma non ci piacevano, anche perché esistono dei limiti di legge che dobbiamo rispettare, li vogliamo rispettare. E quindi abbiamo per esempio fatto passare il numero dei collegi, erano inizialmente 3, sono diventati 7, abbiamo lavorato molto, più ancora forse che su questo, abbiamo lavorato sull'attività di supporto, perché uno pensa che i giudizi siano essenzialmente il frutto di una discussione fra i 5 membri che compongono il collegio, e naturalmente sono la decisione è loro, tra l'altro sia ben chiaro, è loro in modo del tutto indipendente dalla Banca d'Italia, anche se 3 di questi 5 sono nominati dalla Banca d'Italia, poi però decidono in maniera del tutto autonoma, non ricevono istruzioni, disposizioni, nessun genere. Però c'è anche il lavoro preparatorio, e il lavoro preparatorio lo fanno le segreterie di questo ABF, e ci abbiamo investito molto sia sul numero delle persone, sulla formazione delle persone, sugli strumenti, sono soprattutto tutte informatici. Tutte persone di Banca d'Italia. Sono tutte persone di Banca d'Italia la cui funzione, il cui compito è quello di istruire le pratiche prima che arrivino alla decisione del collegio. E come lei può immaginare, questa è una parte molto importante, certo. E facilita molto l'attività dei membri del collegio. Ecco, spostando l'assicella più in alto ancora, quindi guardando a un futuro a breve e medio termine, quanto può essere di aiuto ancora e ancora di più l'arbitro bancario finanziario per alleggerire la giustizia civile in Italia?
Ma ora questa questione del rapporto tra l'arbitro e la giustizia civile è stato anche già trattato da alcuni degli intervenuti al panel precedente. Come è già stato detto, nasce come viene ufficialmente chiamato strumento alternativo rispetto sì. alla giustizia civile, Alternative Dispute Resolution, come lei ha detto, questa è la sigla ADR che si adopera. In realtà nella nostra esperienza, e questo è stato detto prima, la nostra esperienza è alternativo fino a un certo punto, in molti sensi è complementare, nel senso che, come è stato spiegato per esempio dal professor Lucchini, alcune di queste delle cose che vanno davanti all'arbitro, forse non arriverebbero alla giustizia civile, perché la giustizia civile, essendo più costosa, richiede l'avvocato, richiede tempo, insomma, a volte dispute o controversie che hanno un valore di qualche migliaio di euro, uno si scoraggia, non le fa, eppure giustamente, insomma, anche dispute poi che valgono qualche migliaio, 10-15 mila euro, insomma, sono pur sempre questioni che valgono diverse volte il proprio stipendio, per dire, quindi insomma sono cose non irrilevanti nella vita di molte famiglie. Però la lentezza, il costo della giustizia civile, la necessità di rivolgersi a professionisti, certamente scoraggiano. E quindi in questo senso penso che alcune di queste 20 e passa mila controversie che arrivano all'arbitro tutti gli anni, forse alla giustizia civile non ci arriverebbero nemmeno. Però per altre invece è sicuramente una strada alternativa, una strada diversa rispetto a quella che è sempre lecito prendere, che è quella della giustizia ordinaria. Naturalmente c'è l'importante questione, e questa pure è stata trattata, mi pare soprattutto dal giudice romano, del rapporto tra quello che dice quello che dice l'arbitro e quello che dice il giudice civile. Come è stato chiaramente sottolineato, l'arbitro giudica secondo legge, non è che l'arbitro assicurativo che stiamo cercando di lanciare un po' sulla scorta dell'esperienza dell'arbitro bancario, in certi specifici casi deciderà anche secondo equità. Però mai, non sarà mai il caso del dottor D'Urso, il caso di un accordo fra le parti, è sempre un arbitro terzo che applica la legge. Ed è quindi molto importante che l'applichi in modo uniforme, e quindi il rapporto con la magistratura è importantissimo. È stato citato prima un dato che soltanto l'1,4% delle pronunce dell'arbitro va a finire davanti alla magistratura ordinaria, e in questi casi nell'82% dei casi la magistratura ordinaria conferma il giudizio dell'arbitro. Quindi mi sono messo prima a guardare, ho fatto il conto con la calcolatrice, vuol dire che solo in uno 0,25% dei casi c'è discrasia tra il giudizio dell'arbitro e il giudizio poi. È veramente una percentuale ultra minima, quasi irrilevante, considerando che anche poi, diciamo, nella stessa giustizia ordinaria a volte ci sono pronunce differenti, la giurisprudenza non è sempre al 100% unanime. E quindi è importante, a mio avviso, questo rapporto che è stato ben descritto, di rapporti, di relazioni strette, di scambi di esperienza tra l'arbitro e la magistratura, è un elemento veramente essenziale. Mi chiedo, da economista, lei come valuta il fatto che così non si perde tempo, no? Se c'è un'uniformità di giudizio è un vantaggio sia per il sistema giudiziario, perché la gente non tenta una seconda strada, che per il consumatore. No, allora, prima di tutto, nelle cose che noi diciamo, che dice il governatore tante volte, che diciamo un po' tutti noi, la lunghezza, l'incertezza dei giudizi civili è, dal punto di vista degli economisti, una cosa, un problema serio, perché la certezza e la rapidità del diritto sono un elemento essenziale della capacità, della competitività anche dello stesso sistema economico. Avere un sistema giudiziario, in particolare in questo caso nel campo della giustizia civile, che funziona in maniera fluida, rapida, è una cosa veramente importante, ed è un problema dell'Italia. Si dice sempre che i nostri investimenti, cioè gli investimenti stranieri in Italia, mancano o non sono quelli che potrebbero essere, anche per questa incertezza. Precisamente, no? Precisamente. E da questo punto di vista l'Italia,
è un po' un caso a parte rispetto ai paesi, agli altri paesi europei con cui ci confrontiamo. Devo dire che progressi ne sono stati fatti, perché questa cosa non soltanto noi della Banca d'Italia, ma spesso viene sottolineata, diciamo, dal punto di vista degli economisti, e progressi, diciamo, abbiamo trovato piano piano ascolto anche sia nella stessa magistratura, sia nel governo, nel Parlamento, per quanto riguarda le regole. Quindi questa cosa nel corso del tempo sta un po' migliorando, ed è stato ricordato il PNR che su questo vuole intervenire in maniera molto forte. Poi però c'è la cosa, se vogliamo, più semplice o più banale, ma certamente molto importante per la vita della gente, e cioè che la gente abbia soddisfazione, abbia un giudizio, perché poi non è detto che sempre la pronuncia dell'arbitro vada in favore del ricorrente. Giustamente è logico che si cerchi di fare di giudicare in modo equo, però che abbia una risposta in tempi rapidi, e questo certamente ha anche un grande valore economico, se lo guardiamo come economisti che diamo un valore economico a tutto. Però insomma è soprattutto un vantaggio nella vita delle persone, che possono contare su un sistema semplice per risolvere qualche guaio. Ecco, perché una delle cose, mi scusi se insisto su questo, una delle cose che ci perdiamo di vista è quanto danno economico a una comunità derivi dai ritardi delle decisioni, sì, di qualsiasi tipo si tratti, su una sentenza civile o una decisione di un organo burocratico, comporta un danno economico. Certo, è stato questo il motivo per cui appunto noi, non soltanto per un principio di ottemperanza alle disposizioni di legge, ma anche per un ragionamento di maggiore, come posso dire, filosofico se vuole, che è quello che faceva lei, ci teniamo molto al buon funzionamento e al rapido funzionamento di questo organismo. Ecco, allora spingendoci ancora più in là, no? Guardando al futuro, qual è la tutela che secondo lei sarebbe necessaria su questo disegno complessivo dell'arbitro bancario finanziario e in generale della mediazione? Dunque, questa è una questione su cui, come immagina, noi ragioniamo molto e cerchiamo di andare nella direzione che riteniamo più opportuna. Come è stato già forse sottolineato, questa cosa della trasparenza e correttezza in confronto del consumatore c'è un po' sempre stata nell'azione della Banca d'Italia, perché anche quando non era una finalità esplicitamente affidata dalla legge alla Banca d'Italia, però la vigilanza sulla sana e prudente gestione, sulla stabilità del sistema bancario, noi abbiamo sempre detto la fiducia, la correttezza dei rapporti sono un elemento importante della sana e prudente gestione. Poi però le leggi hanno anche affidato alla Banca d'Italia specifiche responsabilità e merito, e abbiamo fatto crescere questa funzione che prima faceva parte in modo indistinto dell'attività di vigilanza, poi è diventata una divisione apposta, poi è diventato un servizio e adesso da qualche anno è un intero dipartimento che si occupa di questi argomenti. E questo intero dipartimento guarda un po' tutti gli elementi della tutela del contraente, del cliente, del sistema bancario e degli intermediari finanziari, dovremmo essere più precisi e non limitare proprio strettamente le banche il discorso. I quali elementi secondo me sono quattro. Uno è l'arbitro, ed è in un certo senso l'ultimo anello della catena, cioè il caso della tutela della situazione individuale, del rapporto individuale tra banche e clienti. Ci sono però prima altri tre anelli, e i tre anelli sono: primo, le regole. La Banca d'Italia ha la responsabilità di emettere regole nel campo della trasparenza e la correttezza dei rapporti fra intermediari finanziari e clienti. Ma ancora prima della Banca d'Italia ci sono leggi che stabiliscono norme a cui le banche e gli altri intermediari si devono uniformare. E quindi questa è una cosa naturalmente importante. La regola dice devi essere trasparente, per esempio, sul tasso, e se tu banca o tu intermediario fai una determinata operazione, per esempio di mutuo, devi stabilire, o di credito al consumo, devi dire chissà se nella regola è stato inserito di fare un carattere un pochino più grande
per chi ha bisogno. Si bada anche a quello, si bada anche a quello. Chi ha bisogno degli occhiali. No, si bada anche a quello ed è una cosa tra l'altro più difficile di quello che a volte la gente si immagina, perché da un lato i documenti devono essere completi, anche dal punto di vista legale, devono riportare tutte le infinite clausole che diciamo in un contratto sempre un po' complesso come quello di finanziamento ci sono. Dall'altro però, appunto, se i caratteri piccoli si elencano 50 clausole, alla fine la cosa è perfettamente inutile. Quindi anche avere, e qui la riflessione dei nostri colleghi è sempre stata, anche avere una serie di informazioni sintetiche che tirano fuori l'essenziale, però insomma il rapporto tra ciò che è essenziale e ciò che comunque deve starci non è sempre facile trovare, e questo diciamo per arrivare al giusto contemperamento di tutte le esigenze, anche la collaborazione col mondo bancario, con le associazioni consumatori è importante. Ma io voglio dire un'altra cosa, perché dicevo il primo punto sono le regole, ma quando le ho detto che le sto facendo per un prestito al consumo e il TAEG è X%, cos'è il TAEG? Certo. Lei lo sa cos'è il TAEG? Non lo so nemmeno io, le dico la verità, so che è un tasso di interesse calcolato in modo da metterci dentro tutte le spese, i vari oneri accessori che si riferiscono a quella. Le confesso che l'ho già chiesto una decina di volte, tutte le volte cerco di memorizzarlo, ma poi si vede che è una adesso cosa... Ho detto che non lo so nemmeno io, però la verità però adesso, è che... Adesso che me l'ha spiegato così bene me lo ricorderò per sempre. Comunque, avere in mente ogni singola componente del TAEG probabilmente non è la cosa essenziale. La cosa essenziale per capire bene cosa vuol dire un tasso di interesse e capire bene in particolare cos'è un tasso di interesse reale, un tasso di interesse nominale, queste sono cose di base senza le quali, diciamo, questa è la cosa importante, che da un lato noi diamo delle norme di trasparenza, ma dall'altro bisogna che mettiamo il consumatore in grado di sfruttare le informazioni che queste norme di trasparenza danno. E purtroppo le indagini che facciamo, le indagini che si fanno, non solo noi, insomma, le indagini che si fanno, mostrano che persino il concetto di tasso di interesse per molte persone non è una cosa così evidente come a noi economisti della Banca d'Italia potrebbe sembrare. Non è necessariamente così. Oppure suscita diffidenza, no? Suscita diffidenza come tutte le cose che non si conoscono suscitano diffidenza. E lei diceva prima che aveva parlato col governatore. E dell'educazione finanziaria, dell'educazione di cui io finanziaria. Sono una... veramente strong supporter. Assolutamente, e avete detto, ma lei ha detto una cosa specifica che mi piace sottolineare, cioè che bisogna cominciare da bambini piccoli, sì. Bisogna che sia una cosa che si studi a scuola, come sì. Si fanno le quattro operazioni, si comincia forse un po' dopo le quattro operazioni, ma non tanto dopo, a capire anche che cos'è un tasso di interesse. Noi come Banca d'Italia stiamo facendo quello che possiamo, molto, anche in collaborazione con la scuola, e questo è un altro delle attività che rientrano nel Dipartimento capeggiato da Magda Bianco, molte attività di educazione finanziaria nelle scuole e anche per gli adulti e anche per cercare di raggiungere determinati segmenti della popolazione, non sto adesso a descriverli, ci vorrebbe tempo, però siamo sempre consapevoli che per arrivare in fondo, cioè per dare veramente una vera educazione finanziaria non si può prescindere dall'averla come materia nelle scuole, in una forma o in un'altra, che poi sarà da vedere. E si sta andando, credo, in questa direzione e credo sia una cosa importante. I lavori pionieristici che abbiamo fatto noi, ma che non solo noi, anche altri, compresa per esempio l'associazione bancaria, sono dei lavori che sicuramente hanno preparato la strada, però la strada bisognerà percorrerla. Non c'è dubbio, e in relazione appunto a quanto abbiamo detto, io ricordo che negli anni 60 ai ragazzini, già alle elementari, veniva spesso regalato un conto corrente, veniva aperto dalla banca del centro nel quale vivevano, parlo di cose che ricordo, e che in qualche modo apriva la mente
del ragazzo delle elementari all'idea che potesse lui stesso avere. Sa che purtroppo, avendo fatto l'elementare negli anni 60, me la ricordo questa cosa. C'era una banca locale dove io abitavo, che aveva questa piccola cosa che era una funzione naturalmente promozionale. Sì, certo. Però effettivamente abituava anche all'idea del risparmio. Abituava all'idea che c'era una banca che ci si potesse relazionare con loro. Comunque, avevo detto, c'erano quattro cose: uno, regole; due, educazione finanziaria; la numero quattro è l'arbitro di cui abbiamo parlato; la numero tre, che rimane nel mezzo, è l'azione di vigilanza, che, cioè quella che noi facciamo per andare alle banche, comprese con ispezioni, con vigilanza, come chiamiamo noi, cartolare, cioè a distanza sulla base dei documenti, per accertarci nei limiti del possibile che facciano quello che le regole prescrivono che esse facciano. Però l'arbitro è importante. Tra l'altro c'è una cosa che il quarto anello, quindi è molto importante per i motivi che sono stati esposti ampiamente, quindi non ci torno sopra. C'è però una cosa che non so fino a che punto è risultato evidente dalla discussione di prima, e cioè che l'arbitro decide secondo legge, come abbiamo detto, ma le sue decisioni sono, vengono applicate solamente nella misura in cui la banca ottempera, perché ottemperare alle decisioni dell'arbitro è una cosa puramente volontaria. È stato sottolineato questo. Non è stato sottolineato, ma è stato detto che nel 96% dei casi, e questa è una cosa importantissima, nel 96% dei casi le banche ottemperano. La percentuale era ancora maggiore qualche tempo fa, adesso c'è una particolare classe di questioni su cui le banche non ottemperano o decidono di andare alla magistratura ordinaria, che è una cosa che possono fare, perché il problema è delicato. Adesso non sto a entrare nei dettagli, il problema è delicato e la stessa magistratura ha avuto pronunce finora non totalmente univoche, e in quel caso loro aspettano che un giorno o l'altro la Cassazione metta la parola definitiva, e quindi non necessariamente ottemperano però a parte quello specifico caso lì, questa è la cosa importantissima. La fiducia dell'arbitro, questo è stato detto, è importante sia una fiducia dei consumatori ma anche del sistema bancario. Certo. Perché in questa maniera, nella misura in cui il sistema bancario ha fiducia che le decisioni vengono prese in modo non cervellotico, anche con l'intelligenza artificiale se vogliamo, certo, ma rimane sempre l'intelligenza naturale, diciamo l'intelligenza umana a prendere decisione finale, questo è importante. Nella misura in cui si fidano che le decisioni siano sensate, che siano poi confermate anche nel confronto con la magistratura e con le sentenze dei giudici civili, e che questo sia un modo per costruire quel clima di reciproca fiducia e di correttezza che deve contrassegnare il rapporto fra banca e cliente, le banche sono portate ad ottemperare. Ma questa è una cosa che non era scontata all'inizio, si è conquistata sul campo e bisogna mantenerla. Ed è una cosa di particolare importanza, perché noi viviamo un momento storico in cui si oscilla tra l'assoluta credulità, quello che abbiamo detto anche prima, che ti arriva un messaggio a mezzanotte, sei stanco, clicchi e ti portano via magari 150 euro, o magari anche di più, chissà. 150.000 qualche volta, perché non per è chi scuso. Ce l'ha, infatti. Si oscilla tra l'assoluta credulità e l'assoluta diffidenza. Quindi conquistare la fiducia credo che sia proprio il successo tangibile, non intangibile, di questa istituzione di cui abbiamo parlato questa mattina. Io ringrazio il dottor Signorini per averci utilmente approfondito la tematica della nostra giornata. Invito Magda Bianco e le lascio il palco. Grazie. Bene, speriamo davvero di avervi dato un poco di informazioni, di avervi stimolato in realtà e quindi un po' incuriosito. Nella relazione sul nostro sito trovate tantissime altre informazioni, speriamo che lo visiterete, che la leggerete. A me non resta che ringraziare Maria Latella per averci guidato oggi. Federico Signorini per aver dialogato con lei, i nostri componenti, i nostri ospiti appunto per aver stimolato la discussione su moltissimi temi e soprattutto voi per essere stati qua con noi oggi e quelli che ci seguiranno online. Appuntamento all'anno prossimo. Grazie.